Allora, buongiorno a tutti. Ci troviamo sulla piana di Campofelice e ci stiamo apprestando a giudicare la prova di eccellenza per setter a completamento del circuito. Condividerò il giudizio di questa prova con i colleghi Bigi Riccardo e Francesco Lapini. Buon divertimento a tutti e a risentirci per i commenti tecnici più tardi.
changes.
Yeah.
this love that you never started. You once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have, you take us to the edge and back. Holding on to what we have, you take us to the edge.
Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento ai due colleghi con cui ho condiviso questa giornata, Bigi e Lapini, con cui ho condiviso il giudizio e a nome dei quali parlerò anche per tutti quanto saranno i commenti tecnici. Un ringraziamento all'ENCI che ha ratificato e accettato la proposta fatta dalla società italiana Setter per i nostri tre nomi a presiedere questa importante prova. Una prova affidata a tre, tra virgolette, giovani giudici e quindi assolutamente da noi apprezzato sia per quanto riguarda la fiducia che abbiamo sentito nei nostri confronti da parte del club e speriamo di aver messo il nostro massimo impegno per aver anche soddisfatto sia i conduttori sia i proprietari e tutto il pubblico che ha assistito a questa prova. Un ringraziamento al gruppo cinofilo aquilano e eventualmente altri gruppi cinofili con cui si collaborano per questa palestra che alla fine, per chi segue le classiche, per chi è appassionato di quaglie, possiamo dire che è il tempio delle classiche, dove fin da sempre tutti ambiscono sia a condurre, per quanto riguarda i conduttori, i proprietari, a vedere i propri cani correre su questi terreni e non vi nascondo, anche con la trombetta al collo, a poter giudicare su questo terreno. Un grazie anche ai concorrenti, come sempre, sportività, educazione, professionalità dimostrata in campo, che sono sempre tre elementi che mettono la giuria nelle migliori condizioni per poi poter giudicare serenamente gli aspetti tecnici che i soggetti vanno a proporci durante la prova. Infine, un grazie ai quagliaroli che in una giornata come questa, in cui già avevamo i tempi un po' ristretti, il vento non ci ha aiutato, abbiamo dovuto anche cambiare campo, si sono dimostrati sempre pronti e sempre disponibili ad aiutarci per poi portare a termine quello che era la prova di oggi. Veniamo alla parte tecnica. Una giornata, come avete visto, non facile, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del vento. Il vento non è stato sempre costante, in alcuni turni è variato anche durante le prestazioni dei soggetti. Ad un certo punto, come avete visto, abbiamo addirittura dovuto cambiare campo, quindi con un vento che è variato più di 180 gradi e questo, per fortuna, in questa location abbiamo due campi che ci permettono di partire sempre con i cani fronte vento e quindi anche chi ha dovuto correre dopo la variazione di vento non è stato svantaggiato rispetto a chi aveva corso nella prima parte di giornata. La classifica è la seguente. Primo eccellente Longas de Lonsella Rui. Secondo eccellente Herman Lombardi. Terzo eccellente Marzales Offline Bruni. Eccellente Nolo de Bonsend Rui. Eccellente Oriolensis Quaison Giavarini. Molto buono Quest del Poggio Marino Bruni. Molto buono Oriolensis Unica Iazzetta. Molto buono Nicolò del Zagnis Rui. Molto buono Decor Guinea Richelli. Molto buono Tea dell'Antonio Carvico Aglieri. Commenteremo i primi tre, per tutti gli altri siamo a disposizione. Longas è un setter di buona qualità, una linea dorsale corretta, un buon portamento. Si è ben disposto sul terreno sia per quanto riguarda l'ampiezza dei lacet sia per quanto riguarda la profondità. Si è aggiudicato nella prima parte di turno un ottimo punto sulla parte sinistra, concluso in modo determinato e senza particolari aiuti da parte del conduttore. Nella seconda parte di turno, verificando il dopoquaglia, si è ben disimpegnato sul lato assegnato ed ha concluso il turno con un secondo punto nuovamente preso assolutamente in buono stile e concluso correttamente. Al secondo eccellente Herman di Lombardi. Herman, come sempre, lo conosciamo per quanto riguarda gli aspetti sia atletici sia qualitativi. Setter di ottima marca, buon portamento di testa, buonissima dorsale. Oggi spieghiamo il secondo eccellente, poiché nella prima parte di lacet, quindi subito dopo lo sgancio, intorno ai 40-45 secondi, passando dalla parte destra alla parte sinistra,
non ha eseguito un consenso che poteva e doveva eseguire. Il turno non l'ho fermato poiché non ero nella traiettoria ideale per verificare se il cane aveva dato la classica occhiata o meno. Quindi ho fatto continuare, come su tutte le altre situazioni, il cane che finisse il lassé, alla fine del lassé si è aggiudicato un punto. Un punto che avremmo gradito con, soprattutto quanto riguarda la presa di punto, una maggior fluidità e una maggior determinazione. Tuttavia, il collega del lato destro, meglio messo su quello che riguardava la prospettiva, questa occhiata alla vista, pertanto non qualcosa che pregiudica la posizione in classifica, ma tuttavia un neo che abbiamo dovuto tenere in conto. Rilanciato, si è ben confermato per quanto riguarda la prestazione sia sulla parte destra sia sulla parte sinistra di lassé, ha terminato con un secondo punto, anche questo per quanto riguarda la presa verificata da chi era sulla sinistra l'avremmo preferita con una maggior morbidezza e un meno scattato. Al terzo eccellente Marsalis offline, paga rispetto ai due soggetti che lo precedono in classifica un filo di qualità inferiore, è un cane sempre ha un galoppo buono, tuttavia un filo eretto, quando cala di intensità anche il portamento di testa ne risente, tuttavia ha al suo attivo un punto valido e sulla sinistra due lassé chiusi anzitempo che lo collocano in questa posizione di classifica. Grazie a tutti e in bocca al lupo per domani. Bene.